Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come sentirete dalla mia voce, ho un terribile raffreddore, non sto proprio una crema. Però ho detto, invece che morire sul divano e crogiolarsi nel dolore, facciamo un bel video, così magari ci riprendiamo anche un attimo. Ovviamente in pigiama, mi sono raccolti i capelli un momento e ho messo due orecchini, ma scusate le condizioni. Comunque, era molto che volevo fare questo video e oggi mi sembra la situazione perfetta, così mi distraggo un attimo dal mio stare male. Cosa faremo oggi? Andremo a sistemare tutta la mia postazione make-up, che in realtà è anche la postazione in cui giro i video make-up. La renderemo più ordinata, più minimal. Andremo a classificare bene i trucchi e metterli tutti in ordine, ma comunque vi spiegherò meglio durante il processo, così insomma capirete anche meglio voi. E niente, io sono carichissima. Spero che questa cosa mi faccia un attimo riprendere. Io, come sempre, ragazzi, vi invito ad iscrivervi al canale se vi fa piacere. Lasciatemi un like e commentate come sempre. Detto questo, direi che possiamo cominciare con questo makeover della postazione make-up. Allora, ragazzi, questa è la situazione della postazione make-up. Devo dirvi che un po' me ne vergogno, ma in realtà è che ci sono troppi trucchi qua sopra alla console. Anche le spazzole, vabbè, questi sono trucchi che devo provare. Tutti i pennelli, c'è cioè tutto incasinato, la ring light con lo specchio impolverato, ma dettagli. Questo dovrà cambiare, fare una metamorfosi. Qua sotto metterò un settimino tipo da ufficio, molto carino, nero. E andremo adesso a wrappare tutta la scrivania per prima cosa. Benissimo. Qua è tutto sgomberato, c'è uno schifo. Vedete, adesso la pulisco, ma vi faccio vedere che comunque sia sporca, ma è anche tutta rovinata. Qua abbiamo tutto quello che c'era sopra e adesso partiamo con la pulizia. Eccolo qua, pulita. Non so quanto si nota, ma vedete tutte queste cose qua. È proprio rovinato, pieno di buchini. Comunque, adesso lo andiamo tutto a wrappare, ma solo la parte di sopra perché i piedi li lasciamo neri, ovviamente. Eccoci qua, spero di starci in inquadratura. Siamo pronti per wrappare la nostra scrivania da trucco. Questa, appunto, come già vi faccio vedere, è la carta. Sinceramente non so bene come farla, allora sicuramente la dovrò tagliare con la forbice, però come? Cioè la faccio così e la restante forse è meglio così, perché tanto qua ci metterò la console, ci sono tutti i pennelli, ma sì, dai, facciamo così. Mi sto dilettando in cose in cui non sono capace ultimamente. È molto divertente questa cosa, mi vengono tutte in una volta queste, non un po' alla volta, tutte in una volta. Comunque stiamo abbondanti e tagliamo. There's no way back now. Mi servirebbe, ma che caldo che ho, qualcosa di plastica da tipo attaccarlo così, no? Tipo una spatola. Dico la verità, partirei già. Non lo so. Non lo so, non capisco niente. Io inizio a togliere la pellicola, sono già terrorizzata. No, ma si arrotola tutta, com'è? Com'è sta storia? Ma pensa te, questo lo buttiamo via. Là. Ho fatto una c***a, non ho parole, sono stupida. Sta vendendo terribilmente. Non so come farò, raga, cioè non lo so proprio, non mi sento in grado. Vedo già che c'è qualcosa che non va. Continua a non riuscire, è tutto rovinato. Lavoro in corso, ho dovuto chiedere aiuto al padrens e alla madrens che era di là, perché da solo là stavo bestemmiando. Il tavolo è stato fatto con grande impegno e sacrificio e tempo sprecato. C'è qualche difettino, ma dai, nell'insieme è super carino. Adesso dobbiamo prendere tutte queste cose e metterle all'interno dell'armadietto che stiamo per costruire. Eccoci qua con il nostro mobile da montare, con la gentile partecipazione della parentela oggi in questo video. E questo è il mobile, un bellissimo Elmer nero, tipo da ufficio, che starà benissimo sotto la mia scrivania nuova con il marmo.
ce l'abbiamo fatta. Sembrava impossibile, quindi questa 6 cassettini con le targhette. Adesso andiamo a vedere cosa ci mettiamo dentro. Non vedo l'ora. Bene ragazzi, mi sono accerchiata di tutti i miei averi. Adesso andiamo un po' a decidere cosa ci va nella nostra bella cassettiera. Allora, io direi che nell'ultimo scomparto ci vado a mettere tutte le mie piastre varie, così ci liberiamo una volta per tutte di quella scatola brutta. Poi comunque mi sembra anche bella contenitiva questa cosa, che non è niente male. Allora, poi vediamo, perché ho un casino ragazzi, un filo a caso qua. E la sezione piastre l'abbiamo terminata. Perfetto. Poi, allora, io direi qua che possiamo fare la sezione spazzole, parrucco vario, anche i miei ventagli che uso quando mi metto il setting spray, poi anche i vari elastici, elasticini, mollettini e cose varie. Io direi che le matite, occhi e eyeliner le metto tutte qua dentro, così questo lo liberiamo e lo usiamo per i pennelli, ragazzi. Quindi se qui metto eyeliner e matite occhi, qua posso fare una sezione palette. Però questo è blush e contour. Blush e contour lo potremmo mettere nello sportello sopra insieme a tutti i blush e contouring. Lo mettiamo qua, insieme ad altre palette che usiamo poco. Ad esempio mettiamo in fondo questa di She Glam brutta. Ma mettiamo magari un po' le palette più grandi. Diciamo che magari non le uso proprio tutti i giorni. Le altre mi sa che le tengo, perché queste le uso molto di più. Questa di Revolution, bellissima, mi va di tenerla fuori, poi sono piccoline. Ah, poi ho anche le palettine piccole. Le palettine piccole le mettiamo sempre qui. Qui mettiamo anche tutti i brillantini per occhi, i pigmenti, i vari pottini singoli, ok? Qua sopra appunto blush e contour, quindi qua abbiamo le palette di polveri, poi ci mettiamo i vari pottini, quindi quelli di Elf, Fenty, tutti i vari contour in crema di cui adesso appunto siamo abbastanza pazzi. Abbiamo anche gli illuminanti dove li mettiamo? Che ne abbiamo tantissimi. Non è mai abbastanza al posto, perché? In realtà noi qua potremmo tranquillamente metterci anche gli illuminanti. Sotto metto magari quelli che uso meno anche, e sopra quelli che uso di più. Ok, qua sopra ovviamente ci mettiamo primer, qua ci metto i fondotinta, i correttori, le ciprie ci mettiamo, setting spray e basta. Qua servirebbe quasi quasi il reparto sopracciglia. Il mascara io quasi quasi lo lascio qua. E il reparto labbra direi che uso questo per metterci qualcosa, tipo tutti questi rossetti qua. Che disagio, che disagio, che disagio. Matite labbra, che queste dove le mettiamo? Mettiamo le tinte, poi magari cambierò disposizione, ragazzi, al momento mi viene da fare così. Qua poi ci mettiamo le ciglia finte, perfetto. Bene ragazzi, io direi che ci possiamo spostare al piano di sopra, perché qua abbiamo fatto, adesso dobbiamo mettere a posto tutto il resto che avanza. Intanto vi faccio vedere i cassetti. Allora, nel primo abbiamo sistemato così, secondo labbra e ciglia finte, palette, ombretti vari e matite per occhi, spazzole, piastre. Direi top. Ecco il risultato finale. Qua abbiamo la nostra cassettiera, che abbiamo già visto, ci ho messo i patacchini bruttissimi, probabilmente li toglierò. Poi qua abbiamo sezione pennelli, con i pennelli per il viso, pennelli per occhi, e questi sono i pennelli un po' tutti insieme, che sono quelli più cortini. Qui abbiamo, vabbè, qua ho messo una candela così, al volo. Qua tutta la sezione profumi, mascara, cotton fioc, deodorante. Qua abbiamo le, appunto, le palette che uso di più. Qua ci sono tutte creme corpo, abbronzante, eccetera. Qua ovviamente momento specchi, ring light, postazione, make up per i video. E qua abbiamo orecchini con elastici eccetera, e qua abbiamo tutte le mie collane. Sono super contenta, soprattutto visto come era combinata prima la situazione.
Bene bene, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, commentate e mettete like come sempre. Io vi aspetto al prossimo video, vi mando un bacione e ciao!